Allora ragazzi, premessa, il video che vi ho portato oggi è particolarmente food porn, quindi se siete a dieta evitate di vederlo, iscrivetevi al canale, lasciate un like sulla fiducia e ci vediamo al prossimo video. Ma se avete il coraggio e lo stomaco di resistere alla tentazione, allora guardate qui cosa vi ho portato. Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. Nel video di oggi vi voglio parlare di questo brand, Happy Belly. Happy Belly to you. In realtà è un brand che è associato ad Amazon probabilmente e produce, ragazzi, delle cose assolutamente food porn, ok? Quindi se vi piace particolarmente la frutta secca, allora troverete particolarmente anche interessante questo video, perché io vi invito assolutamente a provare questi prodotti, però con la consapevolezza che vi porteranno dipendenza. Sì, perché io sono dipendente da questi prodotti, che sono, ragazzi, una cosa indescrivibile, sono buonissimi, cioè dove mettono piede non sbagliano. E guardate il video fino alla fine, perché alla fine ci sarà un prodotto special guest sempre di questo brand, che non fa parte della frutta secca, però comunque è una cosa buonissima che io stesso non avrei mai pensato di poter apprezzare così tanto. Quindi vediamo subito tutti i prodotti che ci sono. Si parla ovviamente di frutta secca, come detto, ma probabilmente questo è anche il primo video, tra virgolette, food porn che porto sul canale. E fatemi sapere poi nei commenti se vi piace la tipologia di video, così magari ne farò altri in futuro. Magari possiamo sperimentare nuovi prodotti, potete consigliarmeli, potete dire: guarda Fasi, c'è questo prodotto qui che secondo me può essere buono, prendilo, provalo e facci sapere. Quindi io questi prodotti qua già li ho assaggiati, ragazzi, ma sono una cosa incredibile e indescrivibile. Cioè, pensate che questa qui è un insieme di tanta tipologia di frutta secca che ho dovuto nascondere. Sì, perché a casa mia una sera ho trovato i miei genitori con gli amici che mangiavano la frutta secca, così: mamma, buonissime questi pistacchi, buonissime queste mandorle. E io così: vero, sì? Sono buoni, sì? Lo so, sì, molto buoni. Allora ho detto: ragazzi, qua li devo nascondere, perché altrimenti il video non lo posso fare. Infatti questi qua che sono nella confezione ce l'ho già da un po' di tempo, questi altri invece ce l'ho da poco. Comunque, ragazzi, ne vale la pena, basta parlare. Allora, vi dico subito, questi sulla destra sono prodotti caramellati, quindi tra poco mi metto un po' più indietro così magari entrano nell'inquadratura. Sono prodotti caramellati e fanno paura, sono buonissimi, cioè non so come descriverli. Oh, questo qui è il prodotto segreto. Questi qua invece sono prodotti, diciamo, normali, frutta secca classica. Questo pure è caramellato. E questo invece è salato. Allora partiamo da questo, perché è l'unico salato, penso, di avere, oltre forse i pistacchi. Quindi mettiamo i pistacchi qua. E quindi partiamo subito. Allora, il primo prodotto è questo, che è un insieme di frutta secca salata, un mix di arachidi, mais, mandorle ed arachidi tostati e salati. Ed è spettacolare. Questo è il secondo pacco che ho. Lo apriamo, perché uno è già finito, in confezione ce n'erano due, e vediamo all'interno. Si presenta così, e ovviamente questo è il contenuto. Mamma, ragazzi, top. Poi parliamo di questi, ragazzi. Questi sono dei pistacchi. Non so se acquistate spesso i pistacchi al supermercato, però vi posso dire, ragazzi, che dei pistacchi così io in vita mia non li ho mai mangiati. Cioè, davvero sono i più buoni mai mangiati prima. Adesso vi faccio vedere dentro la confezione. Sono anche dei pistacchi particolarmente grandi. Cioè, una cosa incredibile e indescrivibile. Veramente non so
Mie non si apre. Vorrei evitare di far esplodere la confezione perché poi devo pulire ovviamente. Questi sono i pistacchi, ragazzi, cioè voi dovete vedere quanto sono grandi. Così. Adesso li apro anche. Ed eccoli qua, ragazzi, guardate che colorazione. Una cosa incredibile. Ragazzi, top. Buonissimi anche questi. Mangio l'ultimo. Ok. Su questi pacchetti c'è anche la linguetta per richiuderli. Anche se io l'ho aperti male, però ecco qua. Linguetta per richiuderli, così non cadono. Ok, facciamo così. I prodotti che già abbiamo provato li mettiamo qua, così non mi confondo. Di questi ne ho ancora due, ma sono sicuro che adesso che i miei genitori guarderanno questo video e sapranno dove li ho nascosti, quindi dove andarli a trovare, finiranno. Poi andiamo avanti. Allora, qua abbiamo arachidi tostati e salati, quindi ne avevo un altro paio di salati. Poi abbiamo mandorle siciliane, sono queste. Abbiamo ecco, queste che sono noccioline. Poi qui c'è mandorle, queste sono mandorle spagnole, che sono quelle classiche bianche, pelate, molto buone, ideale anche per chi fa palestra. Quindi vabbè, questi qua li abbiamo visti, non so se conviene aprirli, tanto sono semplicemente delle mandorle, arachidi, mandorle di varie tipi, noccioline. È inutile che, anzi la metto così, è inutile che ve le vada ad aprire perché tanto le conoscete più o meno come sono. Invece adesso veniamo alla parte dolce, perché questi qua sono tutti prodotti caramellati, ok? Con l'unica differenza che c'è, che abbiamo in questi qui, che sono delle noccioline caramellate con il sesamo all'esterno. E sinceramente tra queste qua sono quelle che preferisco meno, ma questo non significa che non siano buone, cioè nel senso che avendone tante, le ultime che mi viene in mente di andare a mangiare sono queste con il sesamo. Però se non dovessi avere nient'altro da mangiare e mi viene la voglia di qualcosa di dolce e buono, sicuramente ci vado a pensare, ok? Quindi sono altrettanto da tenere in considerazione e da provare. Ma il top ovviamente sono, secondo me, le mandorle caramellate, ragazzi, che fanno paura, sono uno spettacolo, un mostro. Anche gli anacardi caramellati sono molto buoni, perché gli anacardi non hanno quel gusto particolarmente prevalente, quindi con la parte caramellata, diciamo, si apprezza di più il sapore dolce. Ma questi, anche questi, se siete amanti del cocco, sono delle noccioline caramellate con attorno delle piccole sfoglie di cocco. Anche questa top. E queste invece sono le mie preferite. Vi faccio vedere anche, infatti non a caso è l'ultimo che è rimasto, questo pacchettino qui. All'interno, allora, se non ricordo male, ce ne sono 5. 1, 2, 3, 4. Comunque diciamo 5, se poi non sono 5 ve lo lascio giù in descrizione, perché in descrizione vi lascerò il link di tutti questi prodotti. Io vi consiglio di assaggiarne almeno uno, così poi mi darete un feedback, magari anche nei commenti mi direte se avevi ragione o farsi è detta una stronzata. Però io penso saranno più i commenti positivi che negativi. Vi voglio far vedere più da vicino. Allora, queste qui che erano aperte già, queste qui con il sesamo, eccole qua, che sono fatte così, e praticamente attorno hanno quindi questi pezzettini di sesamo attaccati. Buoni. Ma i miei preferiti ovviamente sono le mandorle, ve le faccio vedere. Eccole qua. Senti, ragazzi, queste sono le mandorle. Guardate quanto sono grandi. Caramellate. Sono davvero eccezionali. Mamma mia,
le mandorle top. Poi questo qua con il cocco pure ve le faccio vedere da vicino, perché sono un po' particolari, sicuramente meno commerciali, difficile trovare magari dei pacchettini di prodotti del genere al supermercato. È vero, le mandorle, le noci, le noccioline, tutto le puoi trovare al supermercato. Quelle caramellate spesso si aspetta la fiera o l'evento di paese per andarle a mangiare, oppure qualche supermercato pure ce le ha, però non c'è questa grande varietà, soprattutto con queste varianti. Quindi queste sono quelle con il cocco. Vedete, queste hanno delle scaglie di cocco tutto intorno attaccate. Il cocco non si percepisce proprio subito, ma dopo un po' che si assapora, e soprattutto nella parte finale, c'è questo ritorno, questo retrogusto tipico del cocco. Dolcis in fondo, quindi poi abbiamo le noccioline nutelle, che ve le faccio vedere. Vi faccio vedere gli anacardi, che già sono più inusuali da trovare, sempre caramellati, e sono questi qui. Guardate quanto sono grandi. Gli anacardi sono un po' più delicati. Buoni. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Vi avevo promesso che ci sarebbe stato un prodotto special guest, ed è questo qua, ragazzi. Guardatelo bene, perché questo qua, oltre ad essere un prodotto che probabilmente non troverete da nessuna parte, ma è una cosa eccezionale. Cioè, io probabilmente, se l'avessi visto in un negozio, difficilmente l'avrei comprato. Ho avuto la possibilità di provarlo, e ragazzi, fidatevi, chiunque lo assaggi vi darà conferma che è top. Si tratta di chips di cioccolato, attenzione, con caramello e sale marino. Letto così, letto e detto così, non sembra particolarmente attraente, ma ragazzi, vi dovete fidare. Cioè, davvero, questo qua è, ne avevo forse 6 pacchi. Anche questo ho dovuto nascondere, se no finiva subito. Ma è una cosa eccezionale. Allora, sta in queste vaschette, proprio come quelle di alcune tipologie di patatine, e sono fatte così. Guardate, sono proprio delle chips con dei granelli di sale. Sono anche molto sottili, guardate. Sono così, sembrano proprio delle vere e proprie patatine. E all'interno quindi hanno del cioccolato belga e sale marino e caramello. Mamma mia, ragazzi, questo qua non li mangiavo da un po', proprio perché li avevo nascosti, avevo dimenticato quasi di averli, ma sono una cosa eccezionale. Allora, a parte che è tardi e io non ho mangiato ancora, quindi me ne devo andare. Comunque, vi ripeto, di tutti i prodotti vi lascio il link in descrizione qualora vi dovesse interessare, ma io vi invito a provarne almeno uno, poi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Io vi invito a lasciarmi un like, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto ancora, e noi ci vediamo molto molto presto al prossimo video. Ciao 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 ciao.